La Palma a 20 minuti da Chieti Monturanese, chi è che rischia di più tra le due secondo te? Ma penso a Monturanese, perché noi dobbiamo amministrare questo vantaggio che abbiamo e poi giochiamo in casa davanti al nostro pubblico e saremo certamente concentratissimi come lo saranno loro, però non è che si rischia. Sì. Fabio, velocemente, a 20 minuti dall'inizio, è più facile o più difficile senza Marangi? È scontata la risposta? Ma è più difficile perché, diciamo, uno dei cardini della squadra, però cercheremo di non risentire della sua assenza, anche perché è una partita decisiva e, diciamo, cullarsi sul fatto che manca un uomo come Marangi non esiste, insomma, cerchiamo di vincere ugualmente. Senti, l'ho chiesto anche alla Palma, chi è che rischia di più tra Chieti e Monturano, anche se avete due punti di vantaggio? Loro penso che praticamente il campionato l'hanno già vinto, nel senso che non si aspettavano di certo di essere a questo punto come sono adesso, quindi diciamo rischiamo più noi che dobbiamo vincere il campionato per forza. Vincenzo Urbani, allenatore della Monturanese, le squadre sono ancora in riscaldamento, un quarto d'ora circa al termine, come avete preparato questo incontro? Ma molto bene, comunque molto sereni e molto calmi, perché tanto noi non abbiamo nulla da perdere, voglio dire, il nostro campionato la Monturanese già l'ha vinto, il Chieti deve ancora vincerlo, cioè penso che se oggi riesce a batterci molto probabilmente il 90% avrà vinto il campionato. Eccoci. Superbo Fabio Fiaschi, segna una doppietta, il nono gol personale e trascina il Chieti ancora più in alto. È superbo Chieti, rullo compressore in casa, schiaccia anche la Monturanese, raccoglie la sua 12ª vittoria su 13 partite. Pensate, 25 punti su 26. Se il Chieti vincerà il campionato, potrà ben dire di averlo vinto in casa. Un invadente profumo di C ha invaso lo stadio Angelini. Circa 4.000 persone allo stadio. Da quanto tempo, signori miei? Incasso record di 21 milioni e mezzo, ma il cassiere alla fine era più felice per la vittoria del Chieti che per i soldi. Atmosfera tesa all'inizio, senza Marangi, Petrelli e Punzo, che Chieti sarà? E questa Monturanese, seconda, quanto vale? E se Lanciano vince pure a Canosa? Questi gli interrogativi alla vigilia. E neppure fugati all'inizio, la Monturanese si dimostra subito di buona pasta. Il Chieti, solo dopo 20 minuti, porta qualche brivido ai marchigiani con una punizione di Valà. L'arbitro viene sovente imbeccato dal pubblico per decisioni discutibili e la partita prosegue senza grosse emozioni. Ma il Chieti di oggi, anche se senza scardinatori come Marangi e Petrelli, è tutto cuore Fiaschi. Al 42esimo il preludio al gol, azione De Julis Canzanese di Renzo che manca l'appuntamento. Il vantaggio allo scadere del primo tempo, punizione di Valà e Fiaschi si avventa felino sulla palla e bombarda in rete. Il Chieti finisce il primo tempo bene ed inizia il secondo ancora meglio. Al settimo ancora Fiaschi raccoglie in area e trafigge il portiere Sullini per la seconda volta. In alto i cuori, per riprendere le parole di Paolo Rosi a commento della vittoria di ieri di Oliva, in alto il cuore nero-verde, mai così in alto da 9 anni a questa parte. Ma come spesso succede nel calcio, guai a rilassarsi un attimo che l'avversario ti becca. All'11esimo Venanzi dà le prime avvisaglie al Chieti. E dal 22esimo arriva il gol dei marchigiani con Amaolo. Il Chieti è chiamato a soffrire per altri 20 minuti, ma la Monturanese non riesce, a dire il vero, mai a farle venire il batticuore. Anzi, al 39esimo è Sorbi che si fa pericoloso. Il fischio finale dell'arbitro arriva liberatore. In alto i cuori, ancora una volta, e le braccia in segno di trionfo. Lanciano e Monturanese sono a 4 punti dal Chieti, mancano 5 giornate alla fine. Si avvicina la primavera, i tifosi sentono nell'aria un profumo nuovo, di promozione, e chiedono la licenza per sognare.